Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un video un pochino diverso dal solito perché probabilmente qui su YouTube non ho mai parlato di graphic novel, però se mi seguite su... No, qualche volta sì ho parlato di graphic novel. Ho fatto anche una recensione, ma vabbè, dettagli. Comunque, se non mi seguite su Instagram, probabilmente non saprete che sono anche stata un amante dei manga nella mia gioventù, perché ora ho 24 anni, ma quando ne avevo 16 amavo tantissimo i manga e tutto ciò che ci girava attorno e quindi oggi ho deciso di portarvi questo piccolo video, insomma, per farvi sapere quali sono stati i miei manga preferiti e quali manga in un futuro prossimo, spero, per motivi principalmente economici, di recuperare. Allora, io ho letto diversi manga, cioè veramente tanti, alcuni online e altri invece li ho comprati. Quelli che ho comprato sono, diciamo, il mio piccolo Santo Graal, perché sono lì a casa protetti in delle scatole perché non ho lo spazio per esporli, ma diciamo che sono pi un piccolo tesoretto e i miei due preferiti in assoluto sono Detective Conan e Inuyasha, di cui ho tutta la collezione, a parte che Detective Conan non è ancora finito. Esce un volume ogni 3-4 mesi, a volte uno all'anno, quindi ho smesso di comprarlo, ma in un futuro prossimo spero di recuperarli, insomma. Comunque, appunto, Inuyasha è il primo manga in assoluto che ho letto. Avevo guardato l'anime perché quando ero giovane io c'era ancora MTV e su MTV passavano l'anime di Inuyasha, ma l'anime è fatto veramente male, secondo me. Io non sono un amante degli anime, mi piace di più leggere i manga. Probabilmente, come tutti quelli della mia età, quando tornavo a casa dalle superiori c'erano Naruto e quelle cose lì in televisione, però non mi avevano mai preso moltissimo. Inuyasha mi aveva intrigato la storia, ma come era stata posta sull'anime non... No, no. Un giorno, per caso, mi è capitato fra le mani il primo volume, ce l'aveva l'edicola del mio paese, cosa assurda perché chi compra i manga in edicola non si trovano i manga in edicola di solito. Mi era rimasto il nome in testa e l'ho preso così per provare, diciamo. È stato amore a prima vista, sono 63 volumi, mi sembra. Questa qui è la ristampa, la nuova edizione, infatti è datata novembre 2009. Oh mio Dio, sono passati tipo 9 anni. È bellissimo. È la storia di Kagome, la protagonista, che si ritrova catapultata in un'epoca che non è la sua. A casa sua, siccome suo nonno è tipo una specie di monaco, hanno un tempio, non me lo ricordo più, sono passati tantissimi anni da quando l'ho letto. Il nonno di lei ha un tempio, sono tipo i... Com'è che si chiamano quelli che guardano i templi? Cioè il custode di questo tempio, e all'interno di questo tempio c'è un pozzo. Lei per sbaglio un giorno ci cade all'interno e si trova catapultata in un'epoca che non è la sua, più o meno 400 anni prima della sua nascita. E nel periodo storico in cui si ritrova catapultata conosce Inuyasha, che è l'altro protagonista, e pian pianino conoscerà gli altri personaggi, i protagonisti del manga, e avrà delle avventure, demoni, creature che cercheranno di ucciderla e tante altre cose, perché pian pianino andando avanti con la storia si scoprirà che Kagome in realtà non è semplicemente Kagome, ma è la reincarnazione di un altro personaggio del fumetto. Secondo me è una storia veramente molto molto valida, i disegni a me piacciono da matti, infatti lei, Rumiko Takahashi, che ho scoperto essere una donna diversi anni dopo che ho cominciato a leggere il manga, questa fumettista ha scritto anche altri manga, per esempio Ranma, Lamu, Mezouni Koku e altri, insomma, comunque anche più famosi di Inuyasha, però il suo stile di disegno mi piace tantissimo. Secondo me è abbastanza classico come disegno del manga, il viso fatto esattamente in quel modo, molto squadrato, i movimenti, l'utilizzo delle scie per far capire che i personaggi si stanno muovendo e cose di questo tipo. Però la storia è bellissima, cioè io quando ho preso in mano l'ultimo volume ero in quinta superiore, quindi esattamente 4 anni dopo aver preso in mano il primo. È stato un sollievo da un lato, perché volevo sapere come andava a finire la storia, ma anche una tragedia dall'altra, perché cioè, quando si legge una storia, sapere come va a finire è sempre un pochino, una storia che ci piace, sapere come va a finire è sempre un po' emozionante, diciamo, e questo veramente merita tantissimo. Ora non so neanche cosa costino
sono esiti dalla Star Comics, quando li ho presi io costavano tutti 3,90 e sono arrivati a 4,20, mi sembra, adesso non ho assolutamente idea di che cosa costino. Io comunque se trovo qualcosa ve lo lascio linkato in descrizione, ma dubito fortemente perché insomma in fumetteria si trova sicuro. Invece l'altro che io ho amato alla follia di cui ho tutti gli 84 volumi perché non trovo il primo, è sicuramente in un altro scatolone. Questo è l'ultimo volume che ho preso, è Detective Conan. Tutti conosciamo Detective Conan, ma non tutti conosciamo la storia che c'è dietro, perché nella maggior parte dei volumi ci sono storie standalone, ma soprattutto in questi ultimi la storia continuava ad andare avanti, la storia principale sotto. Insomma, c'è Conan, che è un nome di fantasia, e infatti lui in realtà, come probabilmente tutti sapete, non è un bambino, ma è un adolescente che è stato trasformato in un bambino da un veleno che gli ha dato questa associazione di uomini in nero pensando di ucciderlo. E, però non rendendosi conto che il veleno invece non uccideva, ma trasformava le persone in bambini, allora lui adesso è praticamente sotto copertura come bambino. Conan e assieme a Ran, che è la figlia del detective che lo ospita, e 6 hours later. del quale lui spesso prende la voce, cioè ha questo papillon, ma probabilmente questo lo sapete tutti. Lui ha un papillon che trasforma la voce delle persone che lui decide di addormentare, cioè che prende la voce della persona che lui addormenta con un sedativo. Poco credibile, però le storie raccontate, i gialli raccontati non sono niente male. E poi la sottotrama, cioè la storia principale, è molto carina. Molto lenta, perché ci sono voluti più di 84 volumi per arrivare a qualcosa, cioè a qualcosa in più. Infatti non credo che nell'anime si sappia tanto di quello che succede realmente nella storia, però è un gran bel manga. I disegni sono proprio, cioè, classici, ma se avete visto l'anime sapete benissimo come sono. E la cosa bella, secondo me, di questo fumetto è che le storie, che uno dice, vabbè, vai avanti per 84 volumi a raccontare le storie gialle, le storie non sono mai banali. Insomma, anche per una persona adulta, per un ragazzo in età adulta, o comunque anche per la mia età, non sono per niente banali le storie, anzi sono molto molto belle, semplici, perché alla fine in un centinaio di pagine la storia finisce, però molto molto carina. E una cosa, una curiosità molto bella, infatti se avessi trovato il primo volume ve l'avrei potuto dire, ma vi metto la foto qua. Il primo volume è stato stampato con la scritta Detective Conan, lui sempre in copertina. Però lui era vestito da Sherlock Holmes e la cover era gialla, con anche dei richiami ai gialli Mondadori. Infatti, come è stato portato in Italia, volevano far avvicinare le persone alla lettura di questo fumetto, facendolo sembrare un classico dei gialli Mondadori, infatti con la copertina gialla e con qualcosa, con un disegno accattivante in copertina, appunto per invogliare le persone a comprarlo. Secondo me è una mossa di marketing molto intelligente. È un gran bel manga. Certo, i costi sono un pochino proibitivi, perché anche se qui sopra c'è scritto quadrimestrale, fa un po' il cavolo che gli pare, perché dopo dicembre 2015 so che quello dopo è uscito tipo a giugno, quindi non è un cavolo quadrimestrale, però vabbè. E questo qui, l'ultimo che ho preso, costava 4,30 euro. Penso che ora siano aumentati ancora i prezzi, infatti è un po' proibitivo per me comprare i manga ad ora. Per fortuna Inuyasha è finito prima. Così almeno ho saputo come è andata a finire la storia. Un altro manga che io non ho integralmente, ho solo il primo volume, ma perché l'hanno appena ristampato, sempre dalla Star Comics, è Ranma, sempre di Rumiko Takahashi. Io l'ho letto in digitale, su internet, me ne vergogno un pochino, però quando volevo leggerlo non c'era stampato così, c'era ancora nell'edizione vecchia che si leggeva all'italiana. Ed era in volumetti microscopici, tipo robine così, quindi cioè saranno state 30-40 pagine a volumetto ed era un pochino proibitivo visto il costo, quindi me lo sono letto su internet. Comunque quando ho saputo che è uscito, infatti questo qua l'ho preso a Lucca l'anno scorso, mi sembra, non mi ricordo più, comunque questi qua costano 7 euro l'uno, è tantissimo, però dovrebbero essere tipo una trentina i volumi, mi sembra di aver chiesto, mi sembra fossero una trentina in programma. Però comunque sono tantissimi, cioè veramente sono troppi, 7 euro per un volumetto così.
E quindi diciamo che mi sono presa il primo per ricordo, magari più avanti negli anni mi prenderò anche gli altri. Quindi Star Comics, grazie per essere sempre così gentile e premurosa nei confronti dei lettori di manga. Continuo ad alzare i prezzi così continueremo a comprarli sicuramente. Questa è una piccola critica, però vabbè, insomma, 7 euro, cioè, è un manga, non è un libro, sono tanti. Viste, cioè, un libro lo compri, costa 10 euro, ma è un libro, finisci lì. Come una saga, vabbè, sarà tre volumi, questi ce ne hanno 30, 7 euro per 30 fa un po' tanto, infatti anch'io ho fatto i conti tipo di Inuyasha, quanto mi è costato il tutto, non fatelo mai, non contate mai che cosa vi costano i manga, non fatelo mai perché vi viene l'ansia. Altri due manga che vi voglio consigliare, questo è Spice and Wolf, mi hanno detto che c'era l'anime prima del manga, però non ne sono sicura, comunque il manga è bellissimo, cioè i disegni sono spaziali. È ambientato in un medioevo fantastico. Il protagonista è un mercante, invece lei è una ragazza lupo. Infatti di notte si trasforma in un lupo e le piacciono tantissimo le mele. Viaggiano fra queste città tra pericoli, salvano la gente, sconfiggono mostri e cose. Però è molto molto bello. La storia è più complicata di come ve la pongo io. Però prendetela così perché altrimenti sarebbero un sacco di spoiler. La parte più bella, secondo me, di tutto è proprio, sono proprio i disegni e la cura nei dettagli. Adesso se trovo l'immagine di lei lupo ve la mostro perché, vabbè, insomma, per capirci, cioè lei che si trasforma in un lupo solo la zampa. È molto molto bello, molto carino. La storia, secondo me, è piuttosto particolare. Non si trovano spesso manga così, almeno da quello che so io. Io ve lo consiglio tanto, costicchia perché sono 5,90, all'epoca è della Planet Manga, quindi Panini, però è molto bello. La parte migliore sono i disegni, oltre che la storia, però i disegni sono fenomenali. Non so nemmeno io, non so neanche come parlarvi di manga, perché non è il mio pane quotidiano. È stata una cosa della quale io amavo, ma non capisco un cavolo di generi, tipo non capisco le persone che sanno tutto dei generi, io non li so, non li ho mai imparati. Una mia amica ha cercato di spiegarmi tipo 50.000 volte e non li ho ancora capiti. Invece un altro manga sempre che punta sulla storia è Vinland Saga, bellissimo. Cioè, questo è veramente bello. Se non vi piacciono le cose dove squartano la gente, sangue, battaglie, cose, non fa per voi. Se invece vi piacciono le battaglie, gli squartamenti, la gente che viene uccisa per nessun motivo, e soprattutto all'epoca vichinga, ve lo consiglio tanto. I disegni sono molto particolari, cioè nel senso almeno secondo me sono piuttosto particolari, non ero abituata a questo tipo di disegno, però la storia raccontata è di questo ragazzo in copertina che si ritrova orfano e viene. Cioè si imbarca su una nave senza dirlo a quelli che sono sulla nave, infatti poi lo sgamano e poi scoprono che è tipo un grande ad ammazzare la gente e quindi il capitano della nave lo usa per ammazzare le persone che non gli piacciono e durante le battaglie lo manda ad uccidere tipo i capi di qua e di là. Secondo me è molto molto bello. Io sono arrivata al 15° volume, mi sembra, a prenderlo, perché poi non. Cioè, poi non sono più riuscita a comprarli, costavano veramente tanto. È sempre edito dalla Star Comics, non so a che volume sono arrivati adesso. È un manga che merita veramente tantissimo, sia per chi ama la storia vichinga, sia per il modo in cui la storia viene narrata. Ci sono gli dei nordici, insomma, vengono fatti dei richiami alla cultura nordica, però non punta a spiegarvi la storia nordica, insomma, è una storia ambientata in quel periodo dove ci sono anche tantissimi richiami, appunto, alla mitologia nordica. Secondo me è simpatico, soprattutto se magari volete un manga un po' diverso dal solito. Probabilmente gli ultimi due che vi ho detto non li conoscevate, oppure se li conoscevate, grazie, perché tutti quelli a cui ne ho parlato non sapevano che cosa fossero. Poi invece, ora passiamo ad un manga un pochino più famoso, un pochino più mainstream, probabilmente. Sto parlando di Black Butler, che in teoria si chiama Kuroshi Tsuji in giapponese. Non badate alla mia pronuncia, tanto non imparerò mai. E questo è il 19° volume perché non trovavo il primo. La storia, in poche parole, è la storia di questo ragazzino, un nobile inglese, ambientato nell'epoca vittoriana. Grande, grande cosa, perché io tipo i vestiti, i merletti, le cose le adoro tantissimo. Infatti nei disegni, cioè, per farvi capire.
sono molto molto dettagliati i disegni, cioè, altro per farvi capire, insomma, cioè secondo me sono veramente bellissimi i disegni qui. E la storia è quella di questo ragazzino, un nobile inglese, un bambino che viene rapito da un'associazione e dovevano venderlo, solo che lui non voleva essere venduto, in realtà non so neanche come spiegarlo, non volendo essere venduto, ha richiamato a sé con tutte le sue forze, cercato di richiamare una forza che lo salvasse e si è palesato questo diavolo che gli ha detto: ok, tu mi vendi la tua anima, io ti servirò per tutta la tua vita e non mi ciberò di te prima che tu morirai, non ti ucciderò per avere la tua anima, insomma. E quindi lui e questo demone, che sarebbe lui, appunto, il maggiordomo, vivranno un sacco di avventure. Ci sa anche, ne farà parte anche la regina Vittoria. Infatti, c'è questo personaggio di lei che, appunto, è una cosa vera. E lei parlava sempre con il noi per indicare se stessa e il suo marito defunto e lei come cosa divina, insomma. È molto molto simpatica la storia, credo sia uno dei più famosi, non serve neanche che vi spieghi, non so di che corrente faccia parte. Me l'hanno detto tipo un sacco di volte, ho cercato di impararlo, ma non ho ancora capito di che tipo di manga sto parlando, cioè, non lo so. So solo che mi irritano tutte le fanfiction di cose, disegnini che vengono fatti su bambino e il maggiordomo. Io odio queste cose, non lo so, a me piacciono le storie, non le fantastorie, come mi piace chiamarle. Mi dispiace. Sono fatta male, cosa volete farci? Ora invece passiamo al manga che secondo me è più sconosciuto di tutti, perché ho chiesto a migliaia di persone e mi hanno risposto, migliaia è un po' troppo, l'ho chiesto a tipo tantissime persone, nessuno sapeva che manga fosse, e sto parlando di Peacemaker. Allora, è ambientato in un mondo fantastico, infatti ci sono ambientazioni da Far West, ambientazioni orientali, ambientazioni europee, ma non c'è nessuna connotazione geografica, è proprio un mondo a parte, un mondo completamente inventato. E è appunto ambientato in questo Far West, in questo periodo simile al Far West dove ci sono i pistoleri. E Peacemaker è il nome di una pistola di uno dei protagonisti. Il protagonista va in giro a vendicarsi e vuole diventare il pistolero più figo del mondo. Però, insomma, è riduttiva un pochino messa così la storia. Però, secondo me, è un manga da recuperare anche per, appunto, la storia così diversa dal solito. Ci sono le battaglie, c'è questa associazione di gente che va in giro a riscuotere, ad ammazzare se non si paga, se non si rispettano le leggi. E lui, il protagonista, all'inizio è piuttosto fastidioso, cioè lo direte sicuramente tanto. Andando avanti con la storia, invece, intanto viene spiegata la sua storia familiare, e in più viene spiegato anche il valore della pistola e che lui per un periodo non ha voluto sparare per motivi suoi, e tutto è molto molto intrigante la storia. Infatti mi ero dispiaciuta perché a un certo punto ho smesso di trovarlo, cioè non veniva più fuori, non veniva più pubblicato. È sempre edito dalla Star Comics a 5,50 l'uno, mio Dio. È molto molto simpatica, anzi a volte è piuttosto traumatico leggerli, però è molto bella. Io ve lo consiglio tanto, se riuscite a trovarlo, perché io non... Cioè a un certo punto sono spariti, non li ho più trovati. Ogni tanto li vedo in fumetteria, ma fino al volume che ho io, quindi non capisco se è finita la storia lì, però sarebbe finita nel nulla, oppure non li hanno più pubblicati in Italia. Non ho neanche più guardato nel sito della Star Comics a un certo punto perché mi sono rotta le scatole sostanzialmente. Poi a casa ne ho veramente migliaia di altri manga, versioni standalone, cose, volumi numeri 1 regalati alle fiere, tante altre cose. Però secondo me l'ultimo che vi consiglio è in due volumi, quindi non si spende tanto, grande cosa, ed è Addio Stregone. Sayonara Sorcerer, Sorcerer, oddio, non so come si pronuncia, comunque è in due volumi ed è una storia romanzata e rivista di Van Gogh. Theo Van Gogh racconta la storia del fratello, racconta di come la sua vita non fosse veramente quella che tutti noi sappiamo, ma lo fa vedere come una persona molto sensibile, una persona che va in giro a fare i ritratti alle persone, non chiede niente in cambio. E quando Vincent, non mi ricordo se viene ucciso o succede qualcosa, insomma, che lo portano via, non mi ricordo più se muore da solo o viene ucciso. Per sbaglio, è così. Lui romanzano la storia di Van Gogh, sostanzialmente Van Gogh non si è ucciso,
ma durante un duello è morto lui e il fratello ha creato questa immagine di Vincent, di pittore tormentato, di pittore con dei seri problemi psichici, per appunto per creare un'altra immagine del fratello e renderlo più interessante, tra virgolette, agli occhi della critica letteraria, della critica letteraria, della critica e della critica artistica, insomma. Secondo me sono due volumi molto carini, è una storia particolare, infatti, cioè, nel senso, questo dovrebbe essere Van Gogh, rappresentato così, un pochino in un modo particolare, e secondo me è una buona rivisitazione della storia di Van Gogh, simpatica, non troppo pretenziosa, che non si prende ovviamente sul serio, ma è molto molto simpatica. Se riuscite a trovarlo, io ve lo consiglio tanto. Anche i disegni sono molto carini, non conoscevo il mangaka, non lo so, colui che fa il disegno e crea la storia. Ora se riesco vi faccio vedere la rappresentazione dei dipinti, per esempio. Hanno ripreso, proprio rifatto i disegni di Van Gogh e tutto, e secondo me è molto molto simpatico. Se riuscite a recuperarlo fatelo perché merita veramente tanto. E in due volumi costano 4,50 l'uno. Comunque, mi sa che sono usciti nel 2015. Sono solo due, è una storia molto molto carina, diversa dal solito, diversa dalle solite trasposizioni su Van Gogh. Vi consiglio di recuperarla, insomma, se volete una storia diversa, un manga un pochino meno impegnativo, soprattutto anche a livello economico, è una buona scelta. Bene, ok, io vi ho fatto vedere tutti i manga che più mi sono piaciuti nell'arco del tempo. Avevo iniziato a leggere anche diverse altre storie, ma non mi avevano preso tantissimo. Questi erano i manga che io vi consiglio e spero il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto, spero di essermi spiegata. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!